Amici di Sadie, siamo qui con Alessandro Guarvilli di Mediaship a parlare di una barca interessante nei contenuti, anche perché originale e con qualcosa di italiano. Alessandro, il cantiere progettista. Sì, buongiorno a tutti. Siamo sul Mor 55, cantiere More Yachts, che nasce a Spalato in Croazia, dalla fusione di un'idea di un imprenditore di un cantiere insieme a un progettista italiano oggi molto noto, che è Maurizio Cossutti. Maurizio Cossutti è una persona, diciamo, specializzata, un progettista per fast cruiser, quindi per barche, diciamo, di una certa tipologia, differenti, diciamo, dai cruiser, barche comode ma molto veloci. Un cantiere che è nato pochi anni fa e che già ha fatto un po' di strada. Sì, è un cantiere che è nato nel 2015 sull'esperienza di un armatore, che dell'imprenditore che partecipò, diciamo, ad un giro del mondo, quindi, diciamo, una persona concreta che conosce quelle che sono, diciamo, tutte le criticità e le cose, diciamo, fondamentali come la sicurezza. Infatti in questa barca troviamo già alcuni punti e alcuni sviluppi di idee che, diciamo, in altre barche difficilmente si trovano, e sono felice magari di potervele illustrare. Lo facciamo subito. Due parole sulla gamma, ancora ridotte. Quanti modelli, le taglie? Allora, dal 2015 hanno prodotto circa 50 unità. E noi siamo a bordo in questo momento del Mor 55, di cui questa è, credo, la 29esima imbarcazione prodotta, e ne stanno realizzando adesso un'altra nella versione armatoriale molto bella. Diciamo, scendendo di gamma di grandezza, avremo il nuovo 50 piedi, di cui la consegna sarà proprio imminente tra pochissimi mesi, sempre disegnato da Maurizio Cossutti, che, diciamo, avrà le stesse caratteristiche strutturali, diciamo, chiaramente seguendo il passo con qualche anno di esperienza in più e quindi con qualche innovazione. E la più piccolina, che è, diciamo, l'entry level, è il 40 piedi, sempre Mor 40. E si possono avere con diversi allestimenti, perché il grosso vantaggio di questo cantiere, diciamo, rispetto ad altri, è un fast cruiser diciamo molto molto robusto, dove il costo dell'imbarcazione in base alla qualità è veramente eccellente, questo rapporto, grazie al fatto che probabilmente la manodopera in Croazia, diciamo, ha un costo agevolato rispetto, diciamo, ad altri paesi, quindi non lesinano sulla qualità costruttiva ma riescono, diciamo, a contenere i costi grazie a questo vantaggio. Quindi, nello specifico, la costruzione, mi parlavi di infusione, di rinforzi strutturali? La barca, diciamo, è un misto tra una lavorazione artigianale e industriale, quindi il grosso vantaggio di questa barca è che è realizzata totalmente in infusione, su resina vinilestre su matrice possidica. Hanno ottimizzato un sistema strutturale di una gabbia, diciamo, di acciaio centinata allo scafo, che accoglie l'albero, le lande e il bulbo, e che però, diciamo, rispetto ad altre, diciamo, in gabbie che furono realizzate da altri cantieri precedentemente, ha il grosso vantaggio che è scomponibile, quindi nel caso in cui malauguratamente possa accadere e verificarsi un urto, la parte danneggiata può essere rimossa senza dover aprire tutta la barca, perché è imbullonata, quindi, diciamo, il grosso vantaggio è questo. E ha diversi rinforzi in carbonio che si possono, diciamo, intravedere nello stampaggio, quindi nella coperta, vicino al baglio, vicino al trincarino. E diciamo, interessante anche la doppia soluzione, per esempio, del trasto randa, che è qui vicino a noi. In questo momento noi siamo in una configurazione cruise, quindi abbiamo la scotta della randa che è davanti allo spray hood, proprio per poter dare l'opportunità all'armatore di avere il bimini integrato, diciamo, con lo spray hood, senza avere la scotta randa, diciamo, che tra possa... i piedi. Esatto, tra gli ospiti, le varie cose. Viceversa, senza nessuna modifica, chiudendo solo il bimini, noi possiamo sfilare la scotta della randa, passarla nel circuito sempre alla tedesca dei Bozzelli, e cadrebbe proprio qui, in questo recesso che vediamo. Sotto coperta, facilmente, diciamo, accessibile, e quindi dà la possibilità all'armatore, che si fa magari il suo giro in Sardegna, perché prima parlavamo della Sardegna, e di partecipare magari ad una regata, scarica il suo tender, magari qualche cosa della crociera, e in due minuti ha la barca pronta per poter avere una randa, diciamo, efficiente. Insieme a questo, sotto di noi abbiamo punta piedi a scomparsa, che, diciamo, molto facile, diciamo, ed immediato. Abbiamo, per evitare, diciamo, intralci, avere, diciamo, una buona pulizia del ponte, abbiamo la scotta randa sotto coperta che arriva direttamente al winch, diciamo, molto vicino alla timoneria, quindi, diciamo, di facile accesso e di controllo. Abbiamo tutti gli ostaneggi a filo che sono inclusi nel prezzo, non sono un extra.
Abbiamo un'altra cosa, secondo noi, molto interessante, il fatto di avere un accesso ai frenelli delle timonerie immediatamente dal pozzetto e non dai cavoni. Quindi se malauguratamente dovesse accadere, ci dovesse essere la necessità di dover sostituire magari un frenello, l'accesso, diciamo, è immediato, è proprio qui sotto i nostri piedi, ve lo mostro. Ecco qua. Questo vantaggio che se dovessimo intervenire è collegato direttamente alla timoneria ed è tutto qui. E tra l'altro non abbiamo intralci nei cavoni con magari i parabordi, con il tender garage che è accessibile sia diciamo da qui che dalla spiaggetta aperta e poi dopo vi facciamo vedere. Prima di passare agli interni, l'impressione generale, visto da fuori, l'impressione di una barca senza fronzoli, comunque con tutto il necessario e delle soluzioni serie. Penso alla falchetta piatta Sì, da molto che bella, si è fatta da messo stampo, a strutturare. trincarino, come si fa su, ormai su, diciamo, i mega yacht. E, è molto ben pensata, grazie anche, diciamo, alla collaborazione con lo studio Cossutti e quindi Come dicevamo prima. respiriamo un po' di Italian design. Eccoci all'interno del MOR 55, stessa impressione che fuori, eleganza, sobrietà e praticità. Sì, anche tantissima comodità, perché vi raccontavo proprio dell'opportunità di avere nella versione, diciamo, crociera, tre cabine e tre bagni e addirittura quattro cabine e quattro bagni. Oltre a questo c'è una versione addirittura charter con cinque cabine e tre bagni, che è proprio quella che stiamo visitando in questo momento. Sono diversi anche gli allestimenti interni, si può personalizzare, in questo caso abbiamo l'interno in tech, standard abbiamo l'interno ancora più luminoso in rovere, così come la scelta, diciamo, del pavimento, del paiolo. E sono diverse le personalizzazioni che il cantiere consente di poter fare. Questa versione è una versione, diciamo, come dicevamo appunto prima, 5 cabine, dove il modulo di poppa rimane il medesimo anche nelle versioni, diciamo, 4 cabine o armatoriale. Il layout più o meno della dinette dove siamo, quindi il divano della cucina più o meno rimane lo stesso. E, diciamo, possiamo unire le due cabine di prua e farle diventare un'unica grande armatoriale. In questo caso abbiamo due cabine e due bagni e poi, diciamo, nella versione proprietaria armatoriale abbiamo tre cabine e un bagno. Ad estrema prua, poi lo vedremo fuori, abbiamo una grandissima cabina, diciamo, per l'equipaggio con un piccolo bagno, addirittura con due posti letto. Quindi anche l'armatore che volesse scegliere un tre cabine e tre bagni e magari ha dei figli grandi che vogliono avere un po' di indipendenza e magari uscire, cose eccetera, hanno comunque fuori una cabina con due letti a castello e un bagno che poi vi faremo vedere. Quindi la quadrata anche qui, classico, un carteggio che Sì. diventa cosa, merce rara sui moderni. Sì, che poi ormai diciamo si utilizza poco per carteggiare, ma diventa più diciamo come a casa un piccolo studio dove ognuno di noi magari ha il suo PC, può magari lavorare e rimanere un pochino raccolto. Abbiamo tantissimi stipetti di serie, tutti apribili. Abbiamo diversi boccaporti che è sempre, diciamo, sempre più raro trovarli. E la cosa più importante di questa barca, che abbiamo quasi nascosto, ma è uno dei punti di forza, è la gabbia strutturale in acciaio di cui parlavamo Di cui prima. parlavamo prima. E qui si intravede, diciamo, la parte principale, quindi, diciamo, la croce tra l'attacco delle lande che va, diciamo, sulla murata, quindi, diciamo, quest'omega che intravediamo trasversale, e la parte longitudinale che accoglie anche l'albero. La caratteristica che, ripetiamo, l'abbiamo detto prima, è di essere totalmente imbullonata e scomponibile, quindi è amovibile nella parte eventualmente, speriamo mai, diciamo, danneggiata. Dietro di noi la cucina E immensa. in questo caso direi soprattutto due celle frigorifere importanti di Sì, tutto tempo. Anzi, a proposito, credete qualcosa da magari. Andiamo un po' a prua, quindi ci dicevi Sì. i due bagni speculari giusti e due cabine. Le due cabine speculari. Questa versione ha l'opportunità di rimuovere alcuni pannelli qui divisori per creare, diciamo, per l'armatore. Infatti, se vedete ci sono diciamo, le fughe
per poter sfilare, diciamo, il pannello e può essere riconvertita, diciamo, in un'unica grande cabina con un letto grande. Ovviamente nella versione però armatoriale non avremo un letto che va su tutto baglio, ma un letto centrale dove ci si possa girare attorno. Spazio laterale. Esatto. Rimangono i due bagni dove uno può utilizzare, diciamo, con la propria compagna, con la propria moglie, quindi ognuno potrebbe avere il proprio bagno nella versione, diciamo, quattro cabine, in questo caso con la paratia centrale scomponibile. Nella versione armatoriale abbiamo un bagno molto grande, sempre con il box doccia separato. Arriviamo a Poppa dove abbiamo ben tre cabine. Sì, in questo caso c'è la quinta cabina con i letti a castello e le due cabine di poppa e di un altro bagno che vi mostro. Anche con cannella si mette per fare una Sì, spiaggia. come dicevo, possiamo avere, diciamo, le cabine speculari, quindi eliminando la quinta cabina con i letti a castello, daremo lo spazio, diciamo, per il quarto bagno. Beh, diciamo, c'è possibilità di customizzarla, di personalizzarla a seconda delle esigenze. Anche che per chi vorrebbe viaggiare e vivere Sì, a bordo. una famiglia numerosa, oppure la possibilità di un armatore di poterla utilizzare nei tempi morti con uno skipper per fare magari un pochino di locazione, di noleggio. È una barca, diciamo, interessante che si adatta un po' a tutte le esigenze. Di serie, differentemente, diciamo, da tanti altri, diciamo, cantieri, troviamo tante cose, come abbiamo detto prima, gli oblò a filo, gli oblò a murata, già il rollafiocco di serie nel prezzo e già tanti accessori. È un po' da scoprire. Alessandro, ci conosciamo da anni, ti sei innamorato di questa barca. Beh, sì, ho, diciamo, un trasporto sicuramente per i fast cruiser che un po', diciamo, mi rappresentano nel mio animo. Quindi mi piacciono le barche veloci, però nello stesso tempo non si può oggi prescindere dal comfort e dalla sicurezza. Quindi, sì, diciamo che è un ottimo compromesso. Grazie mille Alessandro, a presto. Grazie a voi.